Buon pomeriggio Tiziana, intanto ti faccio vedere la piazza qui a Trieste e chiedo a Marco di mostrartela. Allora, è una piazza assolutamente pacifica, è una manifestazione iniziata alle 6 di questa mattina, stanno arrivando un po' da tutto il nord Italia, è difficile dare una stima dei numeri, la prefettura ha detto 7.000 le persone, ma è difficile perché alcuni arrivano, alcuni se ne vanno, quindi è un ciclo continuo, però gli organizzatori, le persone che avevamo conosciuto ieri, i portuali che hanno organizzato questa manifestazione contro l'entrata in vigore del Green Pass nei luoghi di lavoro, hanno da poco fatto una conferenza stampa. Intanto i numeri, Tiziana, perché ti ricordi ieri si parlava che tutti i portuali avrebbero aderito, che il porto di Trieste sarebbe stato bloccato, in realtà il porto funziona, seppur in maniera ridotta. Chi ha aderito a questa manifestazione è il 40% dei lavoratori e loro dal palco hanno detto stiamo cercando di fare un coordinamento di tutti i porti per portare avanti questa lotta contro il Green Pass. E poi per quanto riguarda questo sciopero, questa piazza che vedete considerata illegittima come ricordiamo, loro hanno risposto solo un modo da parte del governo di fare una dittatura. Noi comunque continueremo a seguire questa piazza, certo. Oggi vi mostreremo anche le immagini che c'erano all'alba e poi insomma cercheremo anche di parlare con loro. Va bene, torniamo da te più avanti.